Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Foggia Sant'Anna, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916 per diversi mesi. Qui ci troviamo in sacrestia, un luogo che sicuramente Padre Pio ha vissuto quotidianamente per celebrare la Santa Messa. E perché in sacrestia? Perché vogliamo raccontarvi quanto accadde il 18 aprile del 1920 a San Giovanni Rotondo. Beh, ci fu un incontro abbastanza significativo che andrà a dettare notizie, situazioni, episodi anche nelle settimane e nei mesi e negli anni successivi, purtroppo per Padre Pio, perché giunse a San Giovanni Rotondo Padre Agostino Gemelli, medico, psicologo, consulente del Sant'Uffizio, che giunse a San Giovanni Rotondo attraverso una visita che lui preannunciò e che doveva essere una visita privata, quindi non doveva essere una visita ufficiale. Una vera e propria comitiva di persone, erano in sette che salirono a San Giovanni Rotondo. Vi era Padre Agostino Gemelli, vi era Armida Barelli, che era una collaboratrice di Padre Agostino Gemelli, vi fu anche Padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, che all'epoca non era ministro provinciale, infatti lui sostituiva il ministro provinciale Padre Pietro De Schitella, il superiore ex provinciale del convento dei frati minori di San Pasquale, Padre Anselmo Laganaro, due ufficiali della curia vescovile di Foggia, Monsignor Giovanni Musumeci, vicario della diocesi, c'era anche Don Giuseppe Patanè, segretario del vescovo, e il quaresimalista della cattedrale, Padre Filippo Girardi. Una bella comitiva che salì a San Giovanni Rotondo per incontrare, partecipare anche alla messa di Padre Pio da Pietrelcina. Beh, da un racconto e da uno scritto del 1931 di Padre Benedetto Nardella sappiamo che più volte Armida Barelli lo pregò affinché autorizzasse il Padre Gemelli ad effettuare una visita medico-scientifica su Padre Pio. Da parte sua Padre Benedetto, che non aveva la facoltà di poter dare un permesso simile, uno non era il provinciale, due il provinciale non c'era, e poi avevano vietato allo stesso Padre Pio di mostrare e quindi far vedere le stimmate. Secondo il racconto di Padre Benedetto, Armida Barelli si confessò da Padre Pio e chiese direttamente al padre: padre, il Signore benedirà l'Università Cattolica di prossima fondazione? E Padre Pio rispose con un monosillabo: sì. Subito dopo, forse preso anche dall'entusiasmo per questa risposta, il padre Agostino Gemelli, chiamato in sacrestia nell'andare a firmare il registro dei visitatori illustri al convento, lui scrisse testuali parole: ogni giorno constatiamo che l'albero francescano dà molti frutti e questo è il conforto più grande a chi trae alimento a vita da questo meraviglioso albero. Padre Agostino, vistosi impossibilitato di poter visitare Padre Pio, allora lo avvicina direttamente in sacrestia, chiedendo di mostrargli le stimmate, e Padre Pio, quasi seccato, chiese l'autorizzazione, un'autorizzazione scritta che Padre Agostino non aveva, e allora Padre Pio gli disse anche di non potergliele appunto mostrare. Padre Benedetto era in un angolo lontano, ma ricavava l'impressione che proprio Padre Pio licenziasse Padre Agostino quasi seccato, perché continuamente insisteva. Inoltre qualcun altro invece dei presenti aveva il sospetto che Gemelli volesse ipnotizzare il cappuccino stigmatizzato proprio con l'intento di guarirlo da queste piaghe, provocando quasi una reazione poco cordiale da Padre Pio, quasi possiamo dire indifferente. Gemelli però non era disposto a concedere attenuanti. Uno dei presenti raccontava che Gemelli era abbastanza irrequieto, come infastidito, e pare che abbia detto: bene Padre Pio, ne riparleremo. E poi, a voce ancora più alta, rivolgendosi proprio ai confratelli di Padre Pio, disse: me la pagherete.
Beh, prima di congedarsi ancora Armida Barelli, volle incontrare nuovamente Padre Pio, e questo nuovo incontro ebbe in foresteria, proprio quasi alla porta del convento. E lei chiese questo a Padre Pio, espressamente, di pregare per la conversione di Padre Agostino Gemelli, dicendo: è un frate d'oro che ha fatto tanto bene, però questo carattere esuberante ed orgoglioso e questo difetto lo potrebbe portare all'inferno. Pregate per lui, Padre Pio. E così Padre Pio annuì, ma lo stesso Gemelli lasciò San Giovanni Rotondo irritato ed offeso. Che cosa accadde? Beh, ve lo racconteremo proprio domani, perché Agostino Gemelli prese carta e penna e scrisse qualcosa di veramente negativo nei confronti di Padre Pio.